Territorio e sicurezza, comitini, altri due finanziamenti. Ascoltiamo il sindaco Luigi Nigrelli al microfono di Gaetano Ravanà. Stiamo continuando a lavorare sulla messa in sicurezza dell'intera città. Come ben ricorderete, a fine del 2023 era arrivato un finanziamento di 600.000 euro per la parte bassa del paese, pulizia del canalone. Adesso sono arrivati altri 200.000 euro per la pulizia del canalone della parte alta del paese, della città, e sono arrivati un altro cospicuo finanziamento di 650.000 euro per la strada del depuratore. Stiamo lavorando ed è inarrestabile il nostro lavoro, perché vogliamo veramente riportare questo paese a livelli altissimi.